La porta l'argentino, prova a verticalizzare, trova bene Toni, lo scambio con Rudolf, ancora Toni, il tiro deviato, la parata di Sirico perché ballonzola in area di rigore, cerca Cassani di recuperarla, prova ad andare, vince un tackle, ancora Cassani, palla in mezzo, il tiro di Piniglia, palo, palo clamoroso da parte di Ciccio Piniglia, dall'errore di Muñoz che si era perso Rudolf, pallone da Pastore verso Piniglia, Piniglia, posizione regolare, Piniglia, il dribbling, va giù, non c'è calcio di rigore perché Edoardo ha preso il pallone. Stretti, uno schema un po' strano, il triangolo che si chiude con Pastore, il cross morbido, il secondo palo, Piniglia che schiaccia, ancora palo di Piniglia. Campo del Palermo, messo il traverso di Gian Domenico, messo Luca Toni, gira, la paratissima di Sirigu. Palermo all'esterno, splendido, di Bacinovic per Ilicic, che assist, Ilicic può andare da solo, era di rigore, la palla in mezzo per Piniglia, il tiro fuori! Pazzesco! Per noi va Cassani sulla destra, Ilicic il triangolo che si chiude, Cassani va fino in fondo, il traversone sul secondo palo, va a saltare Piniglia, Edoardo! Che blocca in volo! Il colpo di testa di Piniglia! Tempo il Palermo, Balzaretti avanza, testa bassa, il colpo di tacco, la palla centrale, in area di rigore ancora, Piniglia, gol! Gol! Mauricio! Piniglia! 1-0! E se lo meritava! Davvero tutto questo gol! Ma che verticalizzazione spaziale! Per consentire l'ingresso di Niccoli, pallone in verticale, Toni, area di rigore, destro, ancora Toni, Toni, il tiro, è la paratissima! Da parte di Sirigu! Fischia, però è finita! No, non è finita, sì! È finita! È finita! Game over al Barbera! Siamo tornati a vincere! Siamo tornati a vincere, 3 punti che davvero erano necessari per tornare a sorridere, per tornare a sperare, per chiudere una settimana da incubo, una settimana segnata dalle dimissioni di Sabatini, dalla sconfitta di Mosca, una settimana che aveva visto il Palermo soffrire su tanti fronti, rischiare quasi un ribaltone preoccupante. La squadra ha reagito, ha risposto alla grande questa sera.